Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog dallo stadio. Oggi siamo a Roma, la città più bella del mondo, per la finale di Coppa Italia, Inter-Fiorentina. Let's go! Sarà la mia prima volta allo stadio olimpico, quindi sono straemozionato e curioso di vedere com'è, ma soprattutto saremo in curva per assaporare il tifo nella sua essenza più profonda. Prima di continuare con il vlog, volevo ringraziarvi davvero con tutto il cuore perché siamo già arrivati a 1000 iscritti. Molti di questi 1000 iscritti probabilmente sono parenti, amici a cui ho obbligato a mettere iscritti. Però sapere che ci sono 1000 persone che sono interessate ai contenuti che porto e a quello che dico soprattutto fa molto piacere, quindi è giusto che io vi ringrazi. Smancerie a parte, è tempo di andare allo stadio. Ho appena letto il comunicato che la curva dell'Inter farà sciopero durante tutto il primo tempo, per una volta che prendo i biglietti in curva. Siamo arrivati dalla parte sbagliata dello stadio. Mi sono preso i peggio insulti da parte dei tifosi della Fiorentina. Inter, che è detentrice del titolo dopo la vittoria per 4-2 l'anno scorso in finale contro la Juventus ai supplementari, grazie ad una prestazione incredibile da parte di Ivan Perisic, e che questa sera è alla ricerca del suo nono titolo. Fiorentina, che invece l'ultima Coppa Italia l'ha vinta nella stagione del 2000-2001, quando giocavano Adani, Rui Costa, in porta c'era Toldo, e che questa sera cerca la sua settima Coppa Italia. Eccolo lo stadio, let's go! Il mio pronostico per questa partita è 2-1 per l'Inter, let's go, andiamo! Questo è decisamente il posto giusto. Curva nord ovviamente, si sentono già i tifosi dentro lo stadio. Lautaro! Tutti quei chilometri che faccio per te, internazionale devi vincere! Siamo dentro, bella atmosfera, bella atmosfera. Comunque bellissimo con le statue fuori così, dà proprio l'idea di essere a Roma. Si percepisce la storia. Forza Inter! Come sapete, in queste occasioni lo stadio è diviso a metà, c'è tutta questa parte dei tifosi dell'Inter, dall'altra invece ci sono i tifosi della Fiorentina. Entra l'Inter! Bellissimo con i fuochi, c'è anche una musica a tema gladiatore. Entra la Fiorentina dal tunnel sotto la curva dei propri tifosi. Colpo d'occhio veramente impressionante quanta gente ci sia. Bruciano la Fiorentina. Spettacolare! Sto portando dentro la Coppa Italia! È il momento della coreografia! Ovviamente non si vedrà niente, ve la lascio in sovraimpressione! Dell'Inter in silenzio come annunciato. Non ci credo. 2 minuti, 1-0 Fiorentina. Iniziato malissimo. Il banco di Milano, e lo stemma sopra,
Fine primo tempo qui a Roma, 2-1 per l'Inter, abbiamo sofferto all'inizio, poi si è svegliata la curva nord e ne abbiamo fatti due con Lautaro Martinez, adesso pronti per il secondo tempo. Iniziato il secondo tempo. Adesso con Lukaku dobbiamo fare il terzo per forza. Adesso la Fiorentina sta spingendo fortissimo, è entrato anche Jovic al posto di Amrabat. 75esimo, sempre 2-1. Forza l'Inter! Forza l'Inter! Forza l'Inter! Super parata di Handanovic. Squadra è lunghissima, adesso un'occasione da una parte e dall'altra. Stiamo rischiando tantissimo, si è mangiato un gol clamoroso Jovic. Rischiatissimo Gagliardini. 5 minuti alla fine. Manca solo il recupero. 5 minuti. Oh!
internazionale del Micele. Inter! Inter! Il momento della premiazione della Coppa Italia Freccia Rossa è Inter! Che bello essere interisti! Arriva la squadra sotto la curva con la coppa! Idolo totale di Marco, è un idolo! Anche per questo vlog è tutto, Inzaghi si conferma re di coppe, è stata un'esperienza incredibile, lo stadio bellissimo, essere in curva ancora più bello, ma soprattutto abbiamo vinto la Coppa Italia. Adesso un unico obiettivo, la Champions League. Io come sempre vi chiedo di supportarmi mettendo like, iscrivendovi al canale, attivando la campanellina. Io spero vivamente che questo non sia l'ultimo video dell'anno. Comunque non vi lascerò soli per l'estate perché ho in mente qualche tour, Camp Nou, Santiago Bernabéu. Spoiler, ci vediamo al prossimo video. Ciao!